Ecco come diventerà il lungomare di Sassonia, presentato al Fanu Marine Center. Il progetto del waterfront a breve si partirà con il primo stralcio dei lavori. Monastero Trappista a Monte Giove, l'onorevole Baldelli incontra i frati e assicura, è una formidabile opportunità culturale, turistica, spirituale e ambientale. Alluvione 2022, Monbaroccio escluso dai fondi, il sindaco Petrucci scrive a Giorgia Meloni e al commissario Figliuolo, almeno eliminate l'accantonamento, ha chiesto per il tardivo pagamento delle fatture, abbiamo lavorato in regime di straordinarietà. L'astronauta Paolo Nespoli a Fano, prima l'incontro con gli studenti e poi il taglio del nastro per la mostra scientifica Alfano 6. Visite al seno, servizi estetici, testimonianze e una camminata di 5 km non competitiva. A Fano torna l'ottobre rosa per la prevenzione e la cura del carcinoma mammario. 400 gli interventi eseguiti a Santa Croce dall'inizio dell'anno. Con infiammazioni, vesciche ai piedi, il 60enne Paolo Aiudi non si arrende e supera i 1000 km all'Ultramarathon Festival Summer Edition. Nel cuore, sul petto, una foto della figlia scomparsa 15 anni fa. L'industria del futuro tra transizione ecologica ed economia circolare. Da stasera parte su Fano TV Eco più Eco, un progetto dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo e Confindustria Pesaro Urbino in collaborazione con Legambiente. Tra poco in studio Federico Ferrini e il professor Marco Ciocchi. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito, il lungomare di Sassonia cambierà volto e tra pochi giorni partiranno i lavori. Nel servizio di Massimo Foghetti vediamo cosa prevede il progetto che è stato presentato al pubblico ieri pomeriggio al Fano Marine Center. Fano che cambia. È stato presentato a pochi giorni dall'inizio dei lavori nella sala assemblee del Marine Center il progetto del waterfront di Sassonia. Un'iniziativa che si è conclusa con l'applauso dei presenti, nonostante che alla vigilia fossero sorte in modo particolare dagli operatori delle rimostranze per l'eliminazione dei parcheggi antistanti l'anfiteatro Rastatt. Il progetto è particolarmente innovativo, trasformando tutta la zona in un'area verde gremita di alberi, aiuole, camminamenti da fitness e il cambio radicale della struttura dell'anfiteatro, che assumerà l'aspetto di una terrazza protesa verso il mare. Il tutto coordinato con i lavori che sono in via di ultimazione in piazzale Rosselli e che continueranno su viale Battisti. Esiste poi un secondo stralcio, presentato dall'assessore Etienne Lucarelli, che verrà realizzato in futuro, il quale coinvolgerà tutto il borgo marinaro. Introducendo la presentazione, il sindaco Massimo Seri ha inserito l'esecuzione del progetto nel quadro della Città Bella, che sta prendendo forma a partire dal Pincio attraverso diversi progetti di qualificazione, mentre l'assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori ne ha rilevato l'aspetto emozionale. Si interseca sia il lavoro di Viale Battisti che quello del waterfront, perché sono concomitanti. Viale Battisti, ricordiamo che siamo partiti da Piazzale Rosselli e stanno continuando a lavorare. Contemporaneamente, nei prossimi 15 giorni ci sposteremo su uno dei controviali di Viale Battisti, quello lato Pesaro, e precisamente nel punto dell'intersezione, diciamo, con via Dante Alighieri. Per stralci si comincerà a fare il controviale. Durante questo periodo ci sarà un senso unico di marcia dello stesso controviale, ad eccezione della parte del cavalcavia, laddove ci sarà un doppio senso di marcia sino la prima quindicina di gennaio, quindi dalla quale si potrà risalire nel doppio senso di marcia dagli Orti. Dopodiché da lì proseguiremo verso la nuova infrastruttura, che appunto sarà il nuovo waterfront e quindi il nuovo anche anfiteatro, sempre con un unico senso di marcia sia nel tempo dei lavori che in modo permanente. Gli autori del progetto sono due giovani architetti, Andrea Gori e Antonio Lamarca, che sono risultati vincitori del concorso di idee bandito dall'amministrazione comunale. Ecco appunto le loro idee.
Il progetto che abbiamo sviluppato con Superspatial, io l'architetto La Marca e poi in associazione con M Partner, nasce dall'idea di ricollegare il centro storico alla città. Adesso il waterfront, per colpa del traffico e per una conformazione obsoleta dell'area, spesso è quasi una barriera per il mare. Ci siamo ispirati quindi alle piazze di Fano, alla bellezza degli spazi pubblici, la ricchezza che hanno questi spazi all'interno della città, e abbiamo deciso di portarli sul mare, creando quindi una serie di piazze, infrastrutture, spazi verdi che possano accogliere la città e farla vivere anche sul mare. Sarà un progetto che cambierà il volto a una città intera, l'anfiteatro Rastatt, sarà il primo stralcio che è stato già finanziato e i lavori dovranno partire nelle prossime settimane. Lungo Via Battisti avremo una percorrenza a senso unico e sarà incrementato anche la pista ciclabile nel sistema della ciclovia adriatica. Il risultato migliore per il bene sicuramente delle attività commerciali, che sono sicuro ne trarranno beneficio a seguito di questo progetto. Un grave atto intimidatorio si è consumato a Palazzo delle Marche nei confronti del capogruppo del Partito Democratico Maurizio Mangialardi. Questa mattina una o più persone, che al momento rimangono ignote, hanno distrutto a calci e pugni la porta del suo ufficio di Piazza Cavour senza lasciare alcun messaggio. Mangialardi, in quel momento assente, ha immediatamente denunciato il fatto al direttore generale Antonio Rusi e al presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche Dino Latini per tutti gli adempimenti del caso. Il mio comune, ancorché pesantemente danneggiato, viene escluso dal risarcimento danni delle alluvioni del settembre 2022 e del maggio 2023. Lo scrive il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci nella lettera inviata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al commissario straordinario Figliuolo. Il mio comune, ha proseguito, ha affrontato due criticità climatiche in pochi mesi, per cui ha dovuto lavorare in regime di straordinarietà, anzi emergenza, con notevoli aggravi per il bilancio. Il sindaco ha poi proposto di modificare il decreto legislativo 152/2021, eliminando almeno l'accantonamento fino al 5% che le amministrazioni comunali devono riconoscere al Ministero per il tardivo pagamento delle fatture. Nell'anno 2022, ha spiegato Petrucci, abbiamo dovuto riconoscere al Ministero oltre 20.000 euro causa tardività nei pagamenti, importo previsto anche per il 2023. Le tardività sono conseguenti a priorità come ripristino della viabilità, che non possono essere motivate come una inadempienza amministrativa. Torniamo a parlare del monastero trappista a Montegiove a Fano, perché oggi ad intervenire nel dibattito è stato l'onorevole Antonio Baldelli, che ha incontrato i frati per visionare il progetto. Per il deputato di Fratelli d'Italia si tratta di una formidabile opportunità culturale, turistica, spirituale e ambientale. Sentiamo. Onorevole, sul monastero dei frati trappisti a Montegiove sono state sollevate diverse critiche. Perché lei ha deciso di incontrare i frati? Che cosa è emerso dal vostro confronto? Sì, perché in queste settimane, anzi in questi mesi, abbiamo assistito ad un dibattito che io ritengo spesso preconcetto e addirittura ideologico. E allora ho voluto incontrare i diretti interessati per confrontarmi con loro, per visionare il progetto e per affrontare le questioni più dirimenti. E solamente così si può poi prendere una posizione in merito ad un tema che sembra uno dei temi più importanti in quest'ultimo periodo della città. E quindi, una volta acquisite le informazioni, una volta che c'è stato questo dialogo, questo confronto, ho ritenuto apportare al dibattito anche il mio contributo con spunti di riflessione. Che cosa prevede questo progetto? Si è parlato tanto anche del cimitero, ma anche dei campanili, insomma, di varie componenti che sono state appunto criticate. Ci sono tante narrazioni, a volte fantasiose e spesso infondate. Ad esempio, il cimitero non avrà nessun impatto perché sarà una struttura completamente interrata posta ai margini di un bosco, così come il monastero, che è un monastero cistercense, secondo le regole di questi monaci, un monastero rettangolare con un atrio, con un cortile centrale dell'altezza di
che non supererà i 6,50 m, nessun campaline che svetterà, ma proprio per mitigare la presenza di questo insediamento vi sarà una vela in cui saranno inserite le campane, ma ho ascoltato, come dicevo prima, delle narrazioni fantasiose come la presenza di ingombranti silos, perché i frati trappisti sono famosi per essere produttori di birra. In realtà la birra trappista è sicuramente un'eccellenza famosa nel mondo, ma che ha una collocazione geografica ben presente in Francia e in Belgio, e la produzione di birra non ci sarà mai. Dunque la loro presenza, secondo lei, può essere un'opportunità? La loro presenza è un'opportunità dal punto di vista culturale, spirituale, ma anche economico e turistico. E d'altronde la storia ormai millenaria del monachesimo ci insegna, proprio per sgombrare il campo da tante illazioni, ci insegna che la presenza dei monaci sul territorio è sempre stata una garanzia per la difesa del territorio stesso. E i monaci rispondono alla regola benedettina dell'ora et labora, ossia si dedicano alla preghiera, allo studio e all'attività lavorativa, in particolar modo quella agricola. E già in questi mesi, dove c'è un primo insediamento, perché i monaci hanno recuperato con un importante investimento anche economico casolare, una casa colonica e gli accessori agricoli, loro hanno già iniziato la loro attività agricola sul territorio, su una porzione importante di territorio, fra l'altro affidandosi ad una importanza, ad un'eccellenza locale dell'agricoltura bio. Dunque è anche sfatata un'altra narrazione: nessuna competizione economica con le imprese del territorio, anzi collaborazione e la manutenzione del territorio secondo le migliori pratiche, in questo caso secondo le pratiche dell'agricoltura bio. Nel nostro territorio abbiamo un esempio proprio a Fossombrone. Sì, il monastero dei Cappuccini a Fossombrone, il monastero di Fontavelane, che sono delle opportunità e a Fano sembrerebbero invece non esserlo. E poi voglio aggiungere solamente un altro spunto di riflessione: se gli ambientalisti ideologici di oggi fossero stati presenti al tempo, oggi l'eremo di Monte Giove o il monastero delle Benedettine non sarebbero presenti, invece sono un grande momento attrattivo per la città di Fano e credo che siano anche cari a tutti i fani. Stefano Guzzi è il candidato migliore che il panorama politico fanese offre. Lo affermano i Civici Fano, emanazione cittadina dei Civici Marche, gruppo politico rappresentato in regione dal consigliere Giacomo Rossi. A Guzzi hanno proseguito, ha già amministrato Fano, conosce la macchina comunale e l'esperienza acquisita in questi anni da assessore regionale ne ha ampliato le conoscenze. Inoltre è capace di tenere insieme tutto il centrodestra e le liste civiche. Auspichiamo entro breve, hanno concluso i rappresentanti di Civici Fano, un incontro tra tutte le forze politiche cittadine di centrodestra e civiche, affinché insieme, senza fughe in avanti o candidature pilotate da dietro, si possa passare il prima possibile alla scelta del candidato e alla stesura del programma elettorale. E adesso parliamo di sicurezza, perché la Lega Fano ha organizzato un presidio che si svolgerà sabato 7 ottobre dalle 16 alle 18 nei giardini antistanti e la Rocca Malatestiana. Con questo incontro, si legge in una nota, vogliamo richiamare l'attenzione su una situazione di emergenza che perdura da troppo tempo e confrontarci con i cittadini del centro sulle problematiche presenti nelle varie zone o vie. Presenteremo le nostre proposte per tornare ad avere una città vivibile e sicura a tutti, ad ogni ora e in ogni zona del centro storico. Cambiamo argomento. Nel cielo della Galleria del Fano Center sono apparsi i grandi pianeti del Sistema Solare, fanno parte della mostra Spazio ai Sogni, inaugurata, tra gli altri, dall'astronauta Paolo Nespoli. Si è inaugurata oggi al Fano Center e rimarrà in allestimento fino domenica 22 ottobre la mostra Spazio ai Sogni, allestita in occasione della settimana internazionale dedicata allo spazio interstellare. Ospite d'onore Paolo Nespoli, l'astronauta che per ben tre volte ha viaggiato in orbita attorno alla Terra. La mostra, curata da Emanuele Cambiotti, presenta la riproduzione del Sistema Solare in grandi dimensioni, con un effetto spettacolare ma anche didattico sorprendente. E in più presenta, oggetto di laboratori, alcuni reperti di grande interesse scientifico, come la polvere lunare, un meteorita caduta sulla Terra e oltre alla biografia originale di Armstrong, il primo
uomo a mettere un piede sulla Luna e anche altro. Paolo Nespoli, nella mattinata, ha incontrato al Palasport Allende anche gli studenti delle scuole medie di Fano, ai quali ha raccontato la sua meravigliosa avventura e ha risposto alle loro domande. A parere mio, l'astronauta oggi è un lavoratore spaziale. Io mi amo definirmi un metalmeccanico spaziale, perché in effetti quando sono su mi sembra di essere una fabbrica dove le agenzie cercano di utilizzarti nel modo migliore possibile per ottenere il meglio. Di fatto comunque essere astronauta oggi vuol dire sfidare l'ignoto, essere pronti a mettersi in gioco, cercare di credere che le cose si possano fare, cercare di capire quali siano i propri sogni e soprattutto svegliarsi e darsi da fare per farli. Tre missioni nello spazio, si andrà avanti ancora così per ulteriori conquiste dopo quello che è stato fatto? L'esplorazione della Luna, siamo rimasti in orbita bassa terrestre, cioè non lontano dalla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ora si ricomincia a tornare nello spazio un pochettino più profondo, per noi molto profondo, la Luna è lontano, non è vicino, ma per distanze astronomiche è veramente dietro l'angolo e dovremmo continuare l'esplorazione per andare su Marte, andare su Giove, sicuramente su alcuni di questi pianeti non potremmo vivere perché siamo stati creati per vivere sulla Terra. Già su Marte sarebbe difficile, però sicuramente il nostro destino futuro è quello di esplorare, di conoscere. All'inaugurazione della mostra non sono mancati il direttore del Fano Center, Marco Stampatori, il sindaco Massimo Seri con l'assessore alla cultura, Cora Fattori, e la presidente della Confcommercio, Barbara Marcolini. Vogliamo che il centro commerciale offra un contenuto, non è più un contenitore ma un contenuto, e quindi ci divertiamo un po' ad offrire ai nostri clienti, alla comunità, a chi vuole, un contenuto che possa comunque generare un valore, sia esso culturale che sociale. Non sono piccoli planisferi, ma sono gigantesche riproduzioni dei pianeti, il curatore della mostra. Una mostra di valore didattico, soprattutto per così illustrare il sistema solare, ma anche due laboratori di grande importanza. Sì, il laboratorio dove si osserverà la regolite lunare a microscopio, e sarà un momento abbastanza singolare, e in più all'interno della mostra troverete tutti i reperti originali del programma Apollo, e oltre che un'autobiografia originale di Neil Armstrong, che attualmente risulta essere un pezzo unico al mondo, e quindi se lo vorrete vedere dovrete venire qua al Fano Center all'interno della mostra L'uomo sulla Luna. Con l'obiettivo di fare prevenzione, il Comune di Fano ripropone l'Ottobre Rosa con una serie di iniziative tra visite gratuite, incontri, testimonianze e una camminata di 5 km non competitiva. Prevenzione e cura del tumore al seno, ma anche accompagnamento delle donne nel percorso post-operatorio. Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Fano ripropone l'Ottobre Rosa con un ricco calendario di iniziative, dalle visite senologiche gratuite al paricentro, passando per la correlazione tra tumore e alimentazione, con una tavola rotonda organizzata sempre al paricentro, alla presenza della nutrizionista Stefania Bertoni, fino ad arrivare alla camminata in rosa. Invece, alla Fondazione Carifano, il prossimo 24 ottobre si terrà un incontro dedicato alla scrittura terapeutica delle donne che hanno vissuto o stanno vivendo l'esperienza della malattia. Dottore, ha parlato di numeri purtroppo in aumento. Quante sono le donne operate a Santa Croce dall'inizio dell'anno? Se nell'anno 2023 abbiamo operato fino adesso circa 400 tumori della mammella. Per fortuna non sono solo donne della zona, abbiamo il 50% che arrivano da fuori regione, da fuori provincia, e abbiamo fatto eseguito circa 670 tumori in generale per patologia mammaria. Quindi riguarda anche gli uomini? Il tumore della mammella purtroppo riguarda anche l'uomo, la percentuale è molto inferiore rispetto a quella delle donne. E qui a Santa Croce abbiamo operato fino ad oggi 6 tumori maschili. Il numero è sempre inferiore rispetto a quello femminile, però anche quello sta aumentando come volume rispetto a prima. La diagnosi precoce, ha detto, che può cambiare poi anche il percorso della malattia. Che cosa dovrebbero fare le donne o gli uomini in questo caso? Allora, per quanto riguarda gli uomini, devono fare solo attenzione quando si lavano, quando si toccano, per rilevare qualche alterazione nel loro seno. Ripeto, la percentuale è molto bassa, non abbiamo tanti mezzi, dico solo fate attenzione se cambia qualcosa su di voi. Per quanto riguarda
alla donna la prevenzione è fondamentale, nel senso che il tumore che viene diagnosticato precocemente sicuramente porta a guarigione della donna. La donna che fa diagnosi tardiva il tumore alla mammella, sicuramente il percorso post operatorio, comunque per far fronte alla malattia, è molto più complicato. Ci sono dei protocolli, l'ecografia dall'età di 30 anni, poi mammografia e ecografia dall'età di 40 anni e poi dopo la menopausa, si può fare anche la mammografia ogni 2 anni come prevede lo screening. Comunque ci sono delle cose ben codificate e fate attenzione, ascoltate il vostro medico curante. Ecco, gli esperti poi si metteranno a disposizione di queste persone anche al paricentro, come funziona per le prenotazioni e quant'altro, ma anche a chi sono rivolte queste visite? Allora, queste visite sono visite senologiche, specialistiche, però soprattutto il primo scopo è quello di darvi delle informazioni, per cui sono aperte tutte le donne o tutte le persone, anche agli uomini, non è un problema, tutte le età, naturalmente la ragazzina di 15 anni è inutile che venga, però dall'età di 30 anni, 27 anni, vicino ai 30 anni, può venire e diamo le informazioni, facciamo la visita, possiamo insegnare, insegniamo come fare l'autopalpazione e ad essere attente a qualunque modifica che possa avvenire nel proprio seno. L'Ottobre Rosa si rinnova anche al centro trasfusionale dell'ospedale Santa Croce, dove verrà organizzato un Donor Day. Chi donerà sangue e plasma potrà usufruire di una visita senologica gratuita. Il 12 novembre poi verrà riaperta la Pink Room a cura di Anvolt, dove alcune esperte in estetica oncologica, un parrucchiere e un tricologo, offriranno servizi gratuiti per le pazienti oncologiche. Il Comune lo deve fare, si deve mettere a testa dell'organizzazione di un'attività di divulgazione e anche accompagnamento di quelli che sono già i servizi sanitari offerti dal territorio, ma anche servizi di accompagnamento di tante donne che sono offerte dalle associazioni. Questo lo dobbiamo ricordare e li dobbiamo ringraziare e sostenere in questa azione. Tra le iniziative messe in campo anche l'attesissimo appuntamento con la Camminata in Rosa. Il primo anno abbiamo avuto una partecipazione, un'affluenza di circa 700 persone, lo scorso anno sono arrivati a 1000, quest'anno vediamo, insomma, noi speriamo che sia bel tempo, domenica 22 ottobre, la mattina alle ore 9 in piazza 20 settembre, un percorso di 5 km non competitivo, dove si camminerà lentamente, non è un evento sportivo, lo ricordiamo, ma è un evento di presidio alla causa, che è quella della prevenzione del carcinoma mammario. Prende il via a Fano una serie di incontri con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla corretta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata. Si inizia domenica con la pulizia dell'area floristica di Baia del Re a cura delle associazioni ambientaliste locali. Per partecipare è sufficiente portare guanti da lavoro e indumenti comodi. Sabato 14 invece, grazie ad ASET, alle ore 10 è prevista una visita guidata della discarica di Monte Schiantello. Infine, domenica 22 ottobre, si svolgerà un gioco a quiz per bambini sulla raccolta differenziata a cura della CEA Casa Archilei. Per questi ultimi due appuntamenti è necessaria la prenotazione tramite un sms anche su WhatsApp al 328-61-63202. Tutti gli eventi sono gratuiti. Passiamo allo sport con l'ultima corsa del podista Paolo Aiudi che nonostante i problemi fisici riscontrati lungo il percorso ha superato i 1000 km all'Ultra Marathon Festival Summer Edition. Infiammazione al tendine dell'alluce, vescica ai piedi e tanta fatica. Nonostante le diverse difficoltà, il 60enne Paolo Aiudi ha portato a termine la sua ultima avventura, i 1000 km alla manifestazione podistica agonistica Ultramarathon Festival Summer Edition, disputata dal 13 al 30 settembre a Policoro, in provincia di Matera. Finanziere in pensione, residente a Fano, Paolo era già riuscito a salire sul terzo gradino del podio durante la 6 giorni del 2021, ottenendo anche il secondo posto assoluto italiano e il primo di categoria. Categoria Master M55, che è la top 10 di tutte le specialità. No, non si ferma mai. Una vittoria sia professionale che personale, visto che 7 anni fa, a causa di un terribile infortunio al tendine d'Achille, era stato sottoposto a un delicato intervento che lo aveva costretto ad abbandonare questo sport, poi ripreso con tante soddisfazioni. Anche se oggi si porta dietro gli strascichi dell'intervento, non demorde, che cosa l'ha spinta a partecipare anche quest'anno alla gara? Noi ultramarottonetti cerchiamo sempre qualcosa di nuovo per andare sempre oltre il limite. E mi è capitato di vedere appunto che c'era questa,
questa occasione di poterci partecipare a 17 giorni, e, in quanto io mi è sempre affascinato il fatto di poter provare a correre per 1000 miglia. In Italia mi sembra che sono solo in 3 che sono riusciti in questa, diciamo, impresa, e quindi mi sarebbe piaciuto poter raggiungere quella distanza che poi per tanti motivi in questa occasione non ci sono riuscito, ma credo di aver raggiunto comunque un buon chilometraggio, perché 1000 chilometri non sono pochi poi nelle condizioni in cui io li ho affrontati. Infatti lei a un certo punto ha dovuto cambiare i piani, che cosa è successo? Nel mio caso ho avuto delle vesciche al secondo o terzo giorno che praticamente ne ho avute molteplici sul piede destro, che è quello che lavora, e quindi questo imprevisto mi ha condizionato e mi ha creato appunto poi un ulteriore infortunio sul piede, sull'altro piede, che ho avuto un'infiammazione grossa all'alluce e che mi ha condizionato e mi ha costretto a star fermo praticamente per 3 giorni. E poi come è riuscito ad andare avanti nonostante tutto? È difficile, la determinazione, la voglia di dire no, questa volta ci devi riuscire. E devo dire che è stata veramente dura. E quando è arrivato al traguardo, cosa ha pensato? Beh, quando è arrivato al traguardo, l'unica cosa che pensavo è di levare le scarpe, che poi non erano più scarpe perché le avevo talmente tagliate in tutte le maniere che erano diventate praticamente dei sandali francescani. Praticamente era un unico gambaletto, diciamo, gessato fra calzini, cotone, eccetera. Che, quindi il mio pensiero era solo quello di tirare un sospiro di sollievo e di poter andare subito a levarmi tutto quanto, insomma, che poi non è stato facile perché mi sono dovuto far aiutare in questa che comunque è stata un'ulteriore impresa, ecco, perché i dolori. Paolo, ma lei ce l'ha un motto? E quando sono in queste gare dove la difficoltà è tanta, e a volte, il mio pensiero va sempre a mia figlia, che ho perso 15 anni fa in un tragico incidente stradale, e quindi lei, diciamo, vive in parte in cielo, in parte nel mio cuore, e quando arrivo è naturale che il mio primo pensiero va a lei, insomma. E quindi, diciamo, è come un doping naturale. E ci spostiamo nel comune di Colli al Metauro, dove domenica 8 ottobre torna il Giro dei Tre Colli. A Calcinelli di Colli al Metauro si rinnova l'appuntamento con il Giro dei Tre Colli. Che cosa prevede questa 11ª edizione? Si svolgerà domenica 8 ottobre a Calcinelli di Colli al Metauro. Rimasta invariata rispetto agli anni precedenti, abbiamo la gara di punta, che è la competitiva di 12,3 km, accompagnata dalle gare giovanili e dalla camminata di 5,3 km. La partenza della gara sarà da Piazza Piofranchi di Calcinelli e il percorso sarà lungo le strade dell'ex municipalità di Saltara, con il ritorno appunto in piazza, dove si avverrà il ristoro finale e il pasta party finale a cura della Proloco di Serungarina. E abbiamo collaborato anche con altre associazioni che ci hanno aiutato nell'organizzazione della gara, come i Carabinieri in Congedo e le Guardie Ambientali. E abbiamo avuto anche il patrocinio del Comune di Colli al Metauro e collaboreremo con l'Avis per l'11ª Memorial Piero Bracci, che prevederà un premio, una targa commemorativa alla prima donna e primo uomo esclusi da primi categorie. Per quanto riguarda la competitiva, Giacomo, sono chiuse le iscrizioni o ancora aperte? Sono ancora aperte ed è possibile iscriversi alla mattina stessa della gara. Che cosa c'è in palio? In palio ci saranno ricchi premi, perché premiamo i 3 assoluti con dei bellissimi premi e in più premeremo a parte fino all'ottavo di ogni categoria. Per tutti i partecipanti ci sarà Paco Gara, che è una bellissima maglia da running tecnica. Questa gara fa parte del circuito Correre per Correre, quindi vi aspettiamo numerosi. Solo corsa, ma anche una camminata. La novità di quest'anno è proprio questa. All'interno della nostra gara abbiamo previsto anche di associarci a una bella iniziativa, che è quella della camminata in rosa, organizzata dall'associazione AIRC, la ricerca contro il tumore al seno femminile. E per scendere nello specifico, questa camminata in rosa è una camminata che partirà il giorno stesso in piazza Calcinelli. Ci si può iscrivere il giorno stesso a un costo irrisorio e l'intero incasso verrà proprio devoluto per la ricerca contro il cancro, e sono solamente 5 chilometri leggeri e in pieno godimento del panorama del nostro territorio. Ci è sembrato molto bello, insomma, unire le due cose, perché hanno un obiettivo molto dignitoso e alto. Vi aspettiamo numerosi anche per camminare insieme.
E come avete sentito dai nostri titoli, questa sera parte su Fano TV Eco più Eco, l'industria del futuro tra transizione ecologica ed economia circolare. Do subito il benvenuto agli ospiti, Federico Ferrini, presidente del gruppo Energia e Transizione Ecologica di Confindustria, Pesaro Urbino, buonasera. Buonasera. Marco Cioppi, professore di economia e gestione delle imprese al Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Studi Umanistici ed Internazionali dell'Università di Urbino. Carlo Bo, buonasera professore. Dunque, dicevamo che il nuovo programma Eco più Eco partirà questa sera, subito dopo il nostro telegiornale. 6 in totale le puntate che trasmetteremo ogni venerdì alla stessa ora per parlare del futuro del nostro pianeta. Federico, intanto le chiedo quali sono i soggetti, quindi le enti e le associazioni che hanno dato vita a questo progetto e qual è l'obiettivo? Allora, gli enti, le associazioni che hanno dato vita al progetto sono sostanzialmente Confindustria, l'Università di Urbino e poi abbiamo portato a bordo Legambiente perché la tematica naturalmente richiedeva questa controparte competente in temi di ambiente e di sostenibilità. Nasce il progetto da una idea scaturita dai confronti che abbiamo continuamente con l'Università di Urbino, in particolare con il professor Alberto Renzulli, con il quale collaboriamo su tante tematiche di ricerca e sviluppo, e abbiamo dato vita a questa idea di portare delle tematiche di transizione ecologica, di energie rinnovabili e gestione delle risorse naturali del pianeta al grande pubblico, quindi informare che cosa in particolare le aziende del territorio stanno facendo in queste tematiche, in questi ambiti. E quali saranno i temi che verranno trattati? Ma come dicevo, le tematiche principali saranno la transizione ecologica, in particolare le energie rinnovabili, la gestione delle risorse naturali, in particolare sotto la lente dell'economia circolare cosiddetta. E poi avremo un tema importante come la gestione dei rifiuti, la gestione della risorsa idrica, la sostenibilità applicata a processi industriali e poi anche la digitalizzazione dei processi industriali, che comunque è un aspetto fondamentale e imprescindibile dalla transizione ecologica, perché è abilitante di molti interventi che possiamo fare in salvaguardia appunto dell'ambiente. Questa sera partiremo appunto proprio dalla transizione ecologica. Che cos'è, che cosa richiede? La transizione ecologica naturalmente richiede un cambio di abitudini, di comportamenti un po' da parte di tutti, però attori importanti di questa transizione possono essere, lo sono già sicuramente, il comparto dell'industria, quindi le aziende, e con questa rassegna di incontri vogliamo portare proprio l'esperienza già in corso da parte di molte delle aziende del nostro territorio che investono nelle loro processi produttivi e in impianti per realizzare questa transizione ecologica. In questa prima puntata parleremo in particolare delle energie rinnovabili, dell'eolico e di altre impianti appunto di produzione di energia a basso o a zero emissioni, e quindi porteremo l'esperienza di imprenditori, dei professori appunto dell'università e di Legambiente. In particolare avremo l'opportunità e per l'occasione di avere come ospite il presidente di Legambiente nazionale, il dottor Ciafani, quindi sicuramente è una puntata imperdibile. È un'informazione che vuole arrivare un po' a tutti. Sì, assolutamente. Vogliamo cercare di togliere filtri, togliere barriere e raccontare quali sono gli esempi virtuosi, i casi di successo delle nostre aziende, dei nostri imprenditori che si impegnano quotidianamente nella realizzazione della transizione ecologica. Professore, che ruolo ha l'Ateneo? Beh, innanzitutto l'Ateneo è molto orgoglioso di questo progetto Eco più Eco, che ha come coordinatore il professor Alberto Renzulli, e anche un po' delle relazioni che si sono sviluppate con i partner, Confindustria e Legambiente, come è stato detto, che rappresentano appunto due associazioni fondamentali per lo sviluppo del territorio in un'ottica di diciamo sviluppo ecosostenibile. Questo progetto è uno dei vincitori di un bando che diciamo rientra all'interno dell'attività di terza missione di Ateneo, e che è stato fortemente voluto sia dal rettore che dal prorettore professor Musso alla terza missione.
Qual è l'obiettivo di questa terza missione? Sì, esatto. La terza missione ha proprio come obiettivo quello di in qualche modo valorizzare le conoscenze, le competenze che sono maturate all'interno dell'università per favorirne la loro diffusione e soprattutto la loro applicazione nei contesti sociali, culturali, industriali del nostro territorio. Quindi la terza missione è fortemente impegnata nello sviluppo di relazioni e di cooperazioni con quelle che sono appunto associazioni, come abbiamo visto con questo progetto, imprese e anche enti, amministrazioni per favorire e incoraggiare la competitività del nostro territorio. Ed è fondamentale appunto anche parlare di transizione ecologica, che non è una cosa nuova, però adesso ci si sta impegnando sempre di più, professore. Assolutamente, e il ruolo dell'università e nello specifico anche di questo progetto è quello appunto di sensibilizzare i cittadini, la popolazione e diciamo tutto il territorio su queste tematiche che, come si diceva, già vedono impegnate le aziende da tempo e vedono impegnate anche le istituzioni e anche l'università. Grazie ancora ai nostri ospiti, Federico Ferrini, professor Marco Cioppi. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché prima di chiuderlo dobbiamo aprire l'album di Fano TV per fare gli auguri a Delia Vicarelli e Dino Valeri, storico calzolaio di Fano, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Auguri da tutti i familiari, dallo staff di Fano TV. Ne festeggiano 55 invece Faustino Pucci e Amnerise Marcucci, nozze di smeraldo per questa coppia residente a Fano. Ora andranno in onda le previsioni del tempo e poi ritorniamo nei nostri studi per la prima puntata di Eco più Eco. Buona serata su Fano TV e quindi seguite i nostri programmi. Arrivederci a domani.